semplice per lui, oltre che la sua con... convincente con il lungo linea di Roma. Senza nessun timore Orna. Beh, gran diritto questo. Il dritto al volo. È più aggressivo di lui, Orna, che riesce a prendere la rete, sbaglia. Un cagnaccio. Oh, questo è Ferrero aggressivo. Anche questo però è molto aggressivo. Seguito passo dopo passo dal suo allenatore. Ancora gran seconda e poi stavolta invece in lungo linea, sempre sfruttando. Grande profondità con la seconda. Questo non era un dritto medio. Di ricamo addirittura. Bravo. Ha fatto un passo avanti Ferrero e... lavorare sul rovescio di Orna Ferrero, ma Orna, ecco, tira fuori dal cilindro. Ancora Ferrero a forzare col dritto e che botta, due passi alla... Prende la riga però. Allora, il dritto incrociato procura. Bravissimo Ferrero, perché questo era un colpo difficile. Come modo per consegnare un set all'avversario, non lo poteva scegliere peggiore Ferrero. Qualificazioni dei challenger negli Stati Uniti senza chiedere la wild card pur di uscire dalla crisi. Ui ai ai. Peggio di così, sì, testa bassa e... Ma però funziona, capito? Beh, meglio di così non poteva giocare. È un'altra prima a uscire. Però smesciato da fondo campo. L'ace.
sempre al centro, trova la riga Horn. Ha fatto prima una risposta. Che rovescio. Orna, guarda com'è indietro. Stava molto più avanti nel primo set. Infatti per lui in questo momento è più difficile sfondare Ferrero. E infatti sfonda lo spagnolo. Qui deve rischiare Orna. Non ci credo. Allora, pallo. La bimba di un anno e mezzo. Cioè l'altro anno era un monologo. L'altro. E ormai è rinunciatario Ferrero. Sì, no. Però che qualcuno lo fermi, sto ragazzo, poverino. Che, esatto, che qualcuno lo fermi. Anche perché con la nuova stagione poi non è che ha finito di difendere i punti, è le sue. Rexer. Chiamata fuori, corretta poi dall'arbitro, appunto quantomeno per rimanere a galla. È venuta un po'. Cosa non ha chiuso Orna? E cosa non ha passato Ferrero? Finisce così. Laura, secondo me c'è proprio da fare, insomma, Ferrero era una specie di piccolo computer da tennis. Ora, che cosa succede quando un computer si blocca? Bisogna staccare la spina e bisogna resettare tutto. Sì, ti dico la verità, di crisi così a livello femminile ne ho viste tante, perché comunque mentalmente... Sì.